Non si ferma l'impegno da parte di Unicoop Firenze verso la diffusione di buone pratiche mirate alla salvaguardia dell'ambiente. È stato infatti appena inaugurato un nuovo ecocompattatore presso il punto vendita di Ponte Agreve. Si tratta dell'ottavo in totale, il terzo sul territorio fiorentino. La cosa interessante però è che qui per esempio a Ponte Agreve c'è un esempio del nostro impegno, che sono sì la raccolta delle bottiglie, ma è anche la vendita delle bottiglie in vetro, ma è anche la raccolta degli oli esausti. C'è una stazione qui dove chi vuole mettere in pratica il proprio impegno ambientale lo può fare riciclando le bottiglie, oppure comprando le bottiglie in vetro che sono poi riutilizzabili e riportando anche gli oli esausti. Quindi diciamo una possibilità di mettere insieme un impegno ambientale che è fatto di esempi, ma è fatto anche di fatti concreti. La spinta al riciclo e al riutilizzo della plastica si inserisce quindi in un'orbita green da sempre cara alla cooperativa. Come in occasione dei precedenti ecocompattatori, anche in questo caso Unicoop Firenze ha visto la compartecipazione del Comune di Firenze e del consorzio Coripet. Questo è il terzo ecocompattatore che viene installato, ne mancano 5 sul Comune di Firenze, per avere una città che è attrezzata grazie al contributo di Unicoop, grazie a Coripet, per fare una raccolta differenziata migliore e di migliore qualità, che vuol dire trasformare da bottigliette e avere nuove bottigliette, vuol dire farlo con meno dispendio di energia elettrica, meno dispendio di fatica e lavoro, vuol dire fare un favore che si fa all'ambiente e a noi stessi. È un'operazione importante quella che si fa con Unicoop, perché Unicoop ci permette anche di renderla conveniente per i cittadini e le cittadine, perché consegna un punto ai soci per ogni bottiglietta che viene consegnata. Insomma, si fa del bene alle persone e all'ambiente contemporaneamente. La risposta da parte dei soci continua ad essere sorprendente. L'ecocompattatore di via Carlo del Prete, l'ultimo in ordine di tempo, installato 2 settimane fa, è partito molto bene, ma è tutta la tendenza ad essere positiva, con un riciclo medio di circa 5.000 bottiglie al giorno che ha toccato una punta massima di 9.000 nel punto vendita di Empoli. L'impegno di Unicoop Firenze per l'ambiente è ormai diciamo, evidente e testimoniabile. E questa iniziativa in particolare mi sembra molto importante perché oltre a seguire la linea sempre appunto della difesa dell'ambiente coinvolge direttamente le persone, cioè le rende protagoniste in un riciclo e le premia anche. E quindi questo doppio diciamo, meccanismo della salvaguardia dell'ambiente con premialità io credo che sia vincente. Per i soci si tratta di un doppio vantaggio. Da una parte la possibilità di aiutare il pianeta, dall'altra il risultato concreto di ottenere sconti e promozioni in base al numero di bottiglie conferite. Un piccolo gesto che si può tranquillamente fare durante la spesa e che aiuta sia l'ambiente che il portafoglio. Come quartiere 4 accogliamo con grande gioia la presenza del terzo ecocompattatore nel comune di Firenze, il primo nel nostro quartiere 4. Crediamo davvero che possa essere un bel segnale da dare al nostro quartiere per permettere a tutte le persone, a tutti i cittadini del nostro quartiere di entrare nel circuito dell'ecosostenibilità come attori protagonisti. Si tratta quindi di un'azione locale, un piccolo pensiero quotidiano che ha però un riscontro globale e che si inserisce nello schema più grande di una direttiva europea volta alla riduzione della plastica monouso, con un primo traguardo fissato per il 2025. La direttiva è la direttiva SUP del 2019 che impone agli stati membri, inclusa l'Italia, di raccogliere il 77% del PET messo a consumo, ma ancora più in particolare di ottenere entro il 2025 le bottiglie con almeno il 25% di RPET. Per questo motivo installiamo gli ecocompattatori che recuperano le bottiglie in PET per poterle poi avviare a diretto riciclo e tornare bottiglie.